Allora, eccoci qua, ben trovati, siamo pronti per il nostro pomeriggio flash. Vi do subito le nostre coordinate, il sito internet che ovviamente è www.radioflash.info, poi abbiamo il nostro gruppo Facebook Radio Staccato Flash, abbiamo anche l'email volendo che è diretta @radioflash.biz e se volete anche l'account Twitter Radio Flash Radio. Allora, dicevo che oggi è una giornata particolare perché abbiamo non un ospite ma ben due che sono accanto a me, per chi ha lo streaming video li sta vedendo. Abbiamo lo scrittore Umberto Vivaldi, che è anche socio fondatore dell'associazione Cure Palliative Onlus di Livorno e la presidentessa dell'associazione Cure Palliative Onlus di Livorno, che è Francesca Luschi. Allora, buon pomeriggio tanto per cominciare. Allora, ecco, io volevo assicurarmi con il nostro regista, il nostro Marco Ieri, che si sentisse la voce dei nostri ospiti. Ci siamo, la senti in cuffia? Va tutto bene? Perché a me non arriva. Comunque, io sei sicuro che vada tutto bene? Tutto a posto? Ok, d'accordo, allora possiamo cominciare. Allora, voi siete qui naturalmente per rispettivamente parlare Umberto del suo libro, che era facile perdersi, e naturalmente Francesca per approfondire, perché non, magari siete conosciuti già in città, però è interessante approfondire questo tema. Allora, chi vuole cominciare? Fate una riffa come volete voi. Comincia Francesca. Allora, Francesca, parlaci un attimo, diciamo, dell'aspetto principale del vostro lavoro, che è quello di far stare bene persone che particolarmente bene non stanno, diciamo. Diciamo che il nostro scopo principale, noi siamo nati nel 2004, abbiamo affiancato l'hospice di cure palliative che era già nato nel 2003 e quindi abbiamo essenzialmente il compito di accompagnare e quindi assistere i malati terminali oncologici e appunto nella fase del trapasso, diciamo, e siccome è un servizio molto importante questo che svolgiamo sul territorio di Livorno e è supportato anche da quella che ormai è diventata una legge, perché nel 2010 la legge numero 38 ha effettivamente reso, diciamo, un diritto le cure palliative e le terapie del dolore, e quindi oggi il cittadino deve sapere che morire con dignità è diventato un diritto sancito appunto da una legge. Quindi noi svolgiamo questo servizio che oramai è diventato indispensabile, perché i cittadini livornesi, devo dire, che ci chiedono sempre di più il nostro aiuto. Ecco, Umberto, invece, oltre alla tua attività di scrittore, naturalmente, hai questo ruolo di fondatore delle cure palliative. Allora, come si collega poi il tuo libro, che, lo ricordiamo, si intitola Era facile perdersi, io ce l'ho qui, visto che abbiamo lo streaming video, un minimo lo facciamo vedere, eccolo qui. E parliamo intanto di questo libro, come è nato, e soprattutto di come è nato anche il tuo impegno nelle cure palliative, insomma, perché è curioso sapere il tuo percorso. Sì, ti ringrazio. Sì, questo libro è uno spaccato della Livorno del dopoguerra. Ecco, però prima di parlare del libro vorrei dare un accenno delle cure palliative. Certo. Che febbraio del 2003, il direttore generale dell'ASL, ingegner Scura, dopo aver accettato le dimissioni della dottoressa Mazzoni, con una certa arroganza decise di chiudere il reparto delle cure palliative. Mm-hmm. Un gruppo di livornesi dette vita ad un comitato a favore del reparto cure palliative. In tre giorni vennero raccolte 13.000 firme, consegnate al direttore generale dell'ASL e al sindaco della città. L'ingegner Scura per due volte ci sbatté la porta in faccia, dicendo: ho cose più importanti da fare. Capita l'antifona, 70 persone del comitato occuparono la direzione ASL di Monterotondo. Credendo di intimorirci, chiese aiuto alle forze dell'ordine. Il comitato, consapevole di essere dalla parte della ragione, a muso duro rispose: lasceremo la direzione ASL solo quando il reparto cure palliative sarà restituito alla città. Ho quasi finito. No, i vertici ASL, non avendo più carte da giocare, tra gli applausi di tutti, tornarono sui suoi passi. Oggi, grazie all'intervento del popolino livornese, le cure palliative sono il fiore all'occhiello della Toscana. Ecco, e questo fu una battaglia spontanea, perché né le istituzioni e né l'ASL se la sentiva di, che ci volle la presenza della gente che era che portava a fine questa situazione. Pertanto è andata bene e siamo
contentissimi tutti. Ecco, e dobbiamo dire che anche oggi, nonostante le grandi difficoltà economiche, sappiamo tutti stiamo passando un gran brutto periodo, certo, dal punto, certo, di vista economico, e anche noi purtroppo lo sentiamo, però anche oggi è proprio grazie al singolo cittadino livornese che le cure palliative possono dire di poter mantenere il servizio sul territorio, perché grazie a loro e grazie al loro sostegno, e io voglio ringraziarli personalmente, e voglio chiedere anche che continuino a fare nonostante i sacrifici che purtroppo siamo chiamati a fare un po' tutti, però è necessario il sostegno anche del singolo cittadino livornese, proprio per permettere a noi di non mandare indietro nessun malato, perché tutti hanno il diritto di finire la loro vita con dignità. Questo è radioflash.info e stiamo proseguendo questa intervista a tre voci. Stiamo parlando sia della nascita sia di quello che sta facendo l'associazione Cure Palliative Onlus di Livorno, con naturalmente Umberto Vivaldi e Francesca Luschi. Allora, abbiamo parlato dell'origine in un certo qual modo, poi anche di questa associazione, comunque un'iniziativa popolare, un'iniziativa dal basso, no? Mi è parso di capire. Allora Umberto, in questa fase ovviamente è nato il tuo impegno nelle cure palliative, poi tutto questo si lega anche al tuo libro. Il libro, oltre al provveditorato, agli studi, è stato in quasi tutte le scuole superiori. È stato presentato all'Accademia Navale, alla caserma dei parautisti e alle carceri del Don Bosco e alle sughere di Livorno. Per finire, alla presentazione del libro al Cinema Quattro Modi, era pieno zeppo di persone. Però la soddisfazione che più mi ha pagato è quando il consiglio direttivo dell'associazione Cure Palliative chiese di mettermi a disposizione il libro per contribuire ad assistere malati a fin di vita. Per un po' di tempo, dico la verità, l'emozione mi venne la perla accapponata. Ora parlerò del libro, certo. E era facile perdersi, è uno spaccato di vita vissuta dell'immediato dopoguerra, dove i bimbi del nostro stampo venivano chiamati bastardi. Guai se i bimbi delle cosiddette famiglie per bene giocavano con noi. Gran parte di noi eravamo cresciuti nella macerie e nelle baracche di Piazza Lavagna, dove il freddo, la fame e la mancanza di affetto diventarono cose normali. Quante volte, con il quaderno e la penna in mano, iniziavo a scrivere il mio passato. Poi, rileggendo quel che avevo scritto, dalla vergogna strappavo le pagine. Gli amici ridevano. Come fai a scrivere un libro te se non sai nemmeno fare un occhio al culo? E Ugo, mio fratello, ribadiva: sa di scrivere te, hai preso la licenza di quinta elementare all'età di 13 anni. Strappai tutto e dimenticai quel che è il passato di tutti noi. All'età di 50 anni, con 4 figli e 4 nipoti, decisi una volta per tutto di far uscire dallo stomaco quella bestia che da sempre rodeva il mio stomaco, la mia pancia, il mio stomaco. Ecco, dopo prenderò, o devo continuare? Sì, dici qualcos'altro, insomma, nel senso... Sì, che, sì. Perché diciamo, è interessante questo spunto, che poi questa cosa esce poi dal ripostiglio in cui l'avevi chiusa. Sì, infatti si va avanti che all'età... mentre il bimbo mio contava i miei errori, io non l'ascoltavo. E come un treno ripercorrevo centimetro per centimetro il mio combattuto passato. I bombardamenti, il fuggi-fuggi, fino ad arrivare al Gabbro, un paese di campagna dove il pericolo era minore. Gli sfollati, dalla fame, oltre a sradicare gli orti e gli alberi da frutto, votavano interi pollai. A guerra finita, Livorno col suo porto era un ammasso di macerie. Baracche, freddo, fame e tanta tristezza per chi non aveva i propri genitori. Allora, siamo sempre qui con Francesca Luschi. Umberto Vivaldi è uscito un attimo, poi tornerà naturalmente prima della fine della trasmissione. Allora, abbiamo parlato del libro di Umberto, era facile perdersi, io lo faccio rivedere, facciamo proprio la televisione, visto che abbiamo la web. Grazie Marco, sei veramente un tesoro, ci abbiamo un'organizzazione pazzesca. Intanto è tornato anche Umberto, però parliamo con Francesca del legame fra il libro di Umberto e l'associazione, e poi naturalmente quello che voi fate concretamente, cioè quali le azioni quotidiane che fate all'interno dell'associazione.
Allora, sì, il libro di Umberto è stato un grandissimo contributo per l'associazione e ci ha fruttato, è una ristampa questa, e ci ha fruttato la bellezza di 40.000 euro. E noi, pensate che con 40.000 euro noi ci costa un medico, perché appunto l'associazione cure palliative è così strutturata, ci sono 6 medici, tutti ovviamente il personale sanitario è formato in cure palliative, e ci sono 6 medici e 6 infermieri professionali, e poi ci sono 4 operatori sociosanitari, ci sono 2 psicologi e un fisioterapista, una musicoterapista. Quindi questo proprio perché la malattia terminale è caratterizzata proprio da una sofferenza globale, no? Quindi non c'è solo una sofferenza fisica, è per questo che abbiamo bisogno del supporto psicologico, perché insieme alla sofferenza fisica c'è una sofferenza psicologica, non solo del paziente, ma di tutta la sfera che è familiare e amicale, che è il contesto poi intorno al quale ruota il paziente. E quindi noi ci troviamo con delle situazioni in cui, per esempio, il paziente lascia figli adolescenti oppure figli piccoli, e quindi noi continuiamo a seguire anche queste persone. È un servizio, direi, eccellente. Io vorrei che il cittadino livornese, come molto spesso purtroppo abbiamo incontrato qualche volta quando abbiamo fatto delle iniziative per strada oppure alla festa dell'Unità. C'è un atteggiamento un po' il livornese peculiare, è un tipo molto, ovviamente, molto colorito, sicché abbiamo visto fare anche dei gesti un po' particolari, no? Quando passiamo noi. Però c'è da pensare che il servizio che offriamo è un servizio talmente di eccellenza e che restituisce alla persona la dignità di un essere umano, perché purtroppo quando arrivi in fondo e la malattia non ha più nessuna possibilità di essere curata, c'è solo la necessità di lenire il dolore, e quindi in questo modo si restituisce la dignità a una persona, perché il dolore toglie proprio la dignità a un essere umano. Allora, come si diventa volontario di questa associazione? Sì, allora intanto diciamo subito che siamo forti di un bel numero di soci, perché oggi abbiamo raggiunto la quota di 2.680 soci, e sono veramente tanti, e ringrazio per questo i cittadini livornesi. Però di soci veramente attivi non sono molti, sono 40. Come spesso capita nelle associazioni, purtroppo molti sì, associati, anche perché i nostri volontari ovviamente vengono formati dalla nostra psicologa, perché non si può fare volontariato in un tema così, eticamente sensibile. Non si può essere improvvisi. Come no, dice. No, di certo. Quindi quei volontari che vogliono venire a fare, che vogliono fare volontariato, sia in hospice, perché abbiamo 10 posti letto anche in hospice, che a domicilio, e devono essere formati dalla nostra volontaria, dalle nostre psicologhe, che fanno ovviamente una prima scrematura. Comunque i volontari possono anche occuparsi del call center, perché noi abbiamo un servizio di call center, di trasporto dei medicinali, per esempio a domicilio, oppure nelle varie iniziative che organizziamo, quindi quando ci sono appunto organizzazioni di stand vari e devono stare, per esempio adesso speriamo di poter entrare nel TAN, come abbiamo fatto per tanti anni, e quindi abbiamo bisogno di volontari che stanno al banchetto appunto a dare informazioni e a vedere come si fa. Quindi per fare il socio volontario è un pochino più impegnativo, ecco. Occorre un percorso formativo, sì, un certo tipo, insomma. Certo, è ovvio, sì. Ho capito. Ecco, io Umberto, visto che non stiamo parlando dell'attività concreta dell'associazione, io vorrei che tu ci raccontassi qualche esperienza che hai avuto anche con questa associazione, un ricordo tuo dell'attività ormai lunghissima che hai con questa associazione. Un ricordo un po' importante che mi ha abbracciato anche me era una ragazza rumena di 22 anni che non aveva il babbo, e io mi avvicinai perché mi cercava perché le mancava il babbo, e vedeva in me, vedeva qualcosa del genitore, insomma. Sì, del genitore, sì. E questa ragazza è stata un anno dell'associazione delle cure palliative, dell'hospice. E questa ragazza, che era piena, scriveva le lettere sul comportamento, su come l'hospice reagiva a questi mali. E poi gli mancava il genitore. Beh, poi parole. E poi in quel momento in particolare? Quel momento, sì. Mi disse che non aveva visto voleva vedere la Madonna di Montenero, la portai a Montenero. Voleva
andare in mare, perché in mare non c'era mai andata. Allora tramite i piloti ci misero a disposizione una pilotina con tutti, con riscaldamento, con tutto, e si portò a vedere il mare in Calafuria. Fu una giornata eccezionale, però era vicino alla fine e voleva fare un Natale come se ci avesse per davvero la famiglia. Io dico, fa venire anche tuo nipote di laggiù, i tuoi parenti, ma vennero in otto. Fu necessaria una certa organizzazione, immagino, per riuscire. Sì. 12 eravamo noi, si passò, probabilmente si passò il più bel Natale da quando sono nato, perché sono cose che non te l'aspetti, che però poi ti danno la gioia di vivere. A me mi fa questo effetto. Certo. Ci sono anche altri fatti, ad esempio un navigante, un ufficiale navigante che non diceva voglio il mare, e io andai alle scuole dell'accademia e ripresi la battigia del mare. Freddo si moriva, o cascai in mezzo, sì, che poverino. E un altro fatto importante fu che volevano il silenzio con la tromba, e io andai hai recuperato un trombettiere. Sì, il trombettiere laggiù, prima mi disse alto là si spara, perché posso poi invece montò a macchina, visto che e tutto il reparto a piangere, perché senti il silenzio in questa situazione. Beh, qui sì, sono cose che sono momenti ci arricchiscano, sono momenti forti. Sempre qui in diretta a radioflash.info siamo sempre con Francesca Luschi e Umberto Vivaldi, rispettivamente presidentessa dell'associazione Cure Palliative Onlus di Livorno e fondatore dell'associazione, nonché scrittore. Allora, io vorrei che Umberto Vivaldi, da persona creativa, da persona che sicuramente ha una verve non indifferente, tu facessi una considerazione sul nostro simbolo, i quattro mori, no? Che ultimamente hanno subito, diciamo così, una defaillance. Cioè, sapete che è caduto un pezzo di pergamena che teneva il Granduca, sono già stati fatti sopralluoghi, ve lo dico a livello giornalistico, non c'è un atto vandalico, è semplicemente l'usura del tempo, quindi sarà compito della soprintendenza alle belle arti, insomma, ricucire un attimo questo affare in qualche modo. Comunque, cioè, cosa ti ha fatto venire in mente un pezzo dei quattro mori che cade, così che si spiaccica al suolo? I quattro mori sono serviti nella città. Tu hai una certa relazione con i quattro mori, poi sì, puoi spiegarci. È per questo che allora, l'ho detto. E quando venne il Nixon, il presidente Nixon dall'America, e passava da Livorno, e noi giovani si montò sopra Ferdinando e si mise il cartellone al collo. Nel senso che siete saliti sulla statua, no? Perché non vorrei... Sì, sì. A quei tempi si scherzava, Sai com'è? Con tutto ciò si mise il cartellone Nixo vattene. Ecco. Sia a Ferdinando e sia a tutti e quattro mori. Sennò potevano anche criticare, perché i quattro mori... Però non hai fatto cadere pezzi di pergamena. No. Io sapevo saltare, io saltavo. Ecco, era solida. Massimo rispetto per il monumento, ma per Nixon un po' meno. Un po' ritornando al libro, certo. Ecco, mentre scrivevo, continuavo a scrivere, il bimbo, mio figlio, contava i miei errori. Io non lo ascoltavo, e come un treno ripercorrevo centimetro per centimetro il mio combattuto passato. I bombardamenti, il fuggi-fuggi, fino ad arrivare al Gabbro, un paese di campagna dove il pericolo era minore. Gli sfollati dalla fame, oltre a sradicare gli orti e gli alberi da frutto, vuotavano interi pollai. A guerra finita, Livorno col suo porto era un ammasso di macerie. Baracche, freddo, fame e tanta tristezza. Per chi non aveva proprio genitori, per sopravvivere aggrappati come alpini alle pareti dei palazzi pericolanti sradicavamo ferro, piombo e rame. Il tutto sembrava lecito, ma non lo era. I ragazzi del mio branco li ho tuttora davanti ai miei occhi. È il bello della, questo che sentite è il bello della diretta. Vabbè, vai pure avanti, Umberto. Sì. Per chi non ha proprio genitori, per sopravvivere aggrappati come gli alpini alle pareti dei palazzi pericolanti sradicavamo ferro, piombo e rame. Chi faceva il contrabbando, chi rubava, chi si prostituiva, il tutto sembrava lecito, ma lecito non era.
Nonostante le drammatiche situazioni che attraversavamo, seduti come gli indiani, formavamo un cerchio di girotondo. Tipo girotondo. Ed ognuno di noi, bimbi, ad alta voce sognavamo il proprio miracolo. Quando avremmo un mistero tra le mani, diceva mio fratello, formeremo una vera famiglia e i nostri bimbi, con le buone e le cattive, prenderanno l'attestato di terza media. Remo Golfarini, che diverrà campione europeo di pugilato professionista, diceva: quando avrò sposato io e mia moglie vi inviteremo a cena e dopo a stomaco pieno ricorderemo le tristezze, la paura, ma anche le risate di quei lontani momenti. Il Frilli, rompiscatole della compagnia, provocava dicendo: alle nostre mogli lo diremo che per sbarcare il lunario andavamo con i gay? Però. Dico, è una parolaccia gay? No. È una situazione curiosa, scusami, l'ho sottolineata soltanto sì, per quello. Non è che ci piaceva, ma è molto picaresca come situazione, diciamo. Sei proprio un idiota, diceva Romano, il bimbo della Cesara. Certi ricordi vanno nel dimenticatoio, non si dicono. Ugo Bartolino, bimbo di Teresonne, col suo vocione ripeteva: una cosa è certa, in tutte le maniere usciremo da questo letamaio. All'età di 24 anni il povero Bartolini morì di leucemia. Carlo Lorenzi, campione d'Italia novizi, ci riportava alla realtà dicendo: voi sognate il lavoro, la famiglia, i bimbi che studiano e le mogli che ci invitano a cena. Io, se non metto qualcosa nello stomaco, mi butterà a sei piani. Quando c'è la fame, c'è la fame. Continua pure, se hai un altro pezzo da poter... Oh, figurati, non tantissimi c'è anni sono passati. Con i pochi amici delle baracche rimasti, tutt'oggi ci incontriamo e dopo mangiato, inevitabilmente il passato riaffiora. Che brutta infanzia la nostra. Solo a pensarci, dice Comunardo, mi viene da piangere. È vero, tutto sommato, dice Giovanni, il bimbo di Wanda, aveva ragione Bartolini quando diceva che abbiamo avuto la forza, il coraggio e la fortuna di uscirne indenni. Fortunatamente intervenne il Nenci. I nostri bimbi, come tanti altri, non si sono persi, però, come dice mio fratello, finché abbiamo denti in bocca non si sa quel che ci tocca. I giovani di oggi, risponde il Greco, anziché la fame, hanno conosciuto una bestia peggiore, la droga. E se qualche bimbo è riuscito a tirarsi fuori, è grazie alla solidarietà e all'insegnamento che anche noi e i nostri figli abbiamo dato. Ferruccio Lo Scola, con la mano in tasca, spavaldamente recita: noi non ci siamo persi perché eravamo più forti, più furbi e migliori degli altri. Comunardo, con il volto bianco come quando era pronto a far cazzotti, avvicinandosi a Ferruccio con le mani alla bocca per farsi sentirsi meglio, urlò: sei bugiardo. La verità è che noi eravamo tale quale a loro, e se oggi siamo qua a raccontare il nostro passato è perché la fortuna più di una volta ci ha baciato in fronte. Ecco, questo è un po' lo spaccato del libro. E direi che valsa la pena di ascoltare questo pezzo che ci hai recitato, perché era molto bello, molto, molto denso, e soprattutto dall'idea appunto di quello che ci si può aspettare leggendo il tuo libro, che ve lo ricordo, si intitola Era facile perdersi. Noi adesso ci fermiamo un attimo, ascoltiamo un po' di musica e poi chiederemo a Francesca, perché era rimasto in sospeso l'argomento, che cosa esattamente è l'hospice. Allora, io vorrei concludere con una battuta per uno. Intanto vorrei chiedere a Francesca Luschi esattamente che cos'è un hospice, perché la parola fuorvia, insomma, secondo me si pensa ad altro, insomma. No, l'hospice ovviamente è nato nel 2003 proprio per assistere appunto i malati terminali e quindi per offrire cure palliative e terapie del dolore. Ora, noi abbiamo affiancato l'hospice nel 2004, quindi quest'anno faremo il nostro decennale, festeggeremo il nostro decennale e facciamo essenzialmente assistenza domiciliare. E quindi abbiamo una convenzione con l'azienda, perché questo rapporto che ci lega con l'azienda sanitaria è questo, il fatto di avere una convenzione che ci permette, diciamo, di coprire parte dei costi, non tutti, perché ovviamente siamo un'associazione di volontariato che sostiene la maggior parte dei costi, perché la convenzione c'è stata fra l'altro
è una notizia di pochi giorni fa, c'è stata ridotta del 10%, che per noi vuol dire 25.000 euro. Lo so, però tagliare un servizio essenziale, perché le cure palliative sono rientrate nei LEA, cioè sono i livelli essenziali, di assistenza. E quindi lasciare addosso a un'associazione di volontari i 2/3 dei costi è una ragione di più per la quale chi può si dovrebbe mettere, come si suol dire, una mano sulla coscienza e quell'altra sul portafoglio. Sì, facciamo un appello alla cittadinanza di solidarietà sociale, ecco, chiamiamola così. E perché ci vengono incontro, noi abbiamo fatto anche un patto etico con gli imprenditori e con le varie realtà economiche livornesi. Vedo però che Umberto fa dei gesti sconsolati. Sì, purtroppo non abbiamo ricevuto quell'attenzione che speravamo di ricevere. Certo. Sì. Va bene, comunque in questo hospice, l'hospice è un ambiente particolare, no? Sì, l'hospice sono 10, è stato inaugurato il reparto al secondo piano del primo padiglione, dove ci sono questi 10 posti letto e dove ovviamente c'è la responsabile di tutta l'equipe sanitaria, che è la dottoressa Galli, e che è ovviamente una dipendente dell'azienda sanitaria. Ecco, e ho letto che è un ambiente anche dove le persone vengono messe il più possibile a proprio agio, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista ambientale proprio. Sì, diciamo che è il più bel reparto del nostro ospedale, perché è veramente accogliente e i pazienti e anche i familiari possono andare e venire quando vogliono. Noi abbiamo avuto è rimasta famosa purtroppo tristemente, però Anna Staccato Lisa che ha avuto si è sposata e noi gli abbiamo dato la possibilità di vivere quel poco che gli è rimasto del tempo che gli è rimasto col suo marito lì in hospice, quindi l'uso della cucina, la camera, è stata veramente una cosa toccante e bellissima. Bene, Francesca, Umberto, una considerazione finale, allora, un invito ancora una volta ad approfondire, noi abbiamo fatto il nostro meglio, però c'è tanto da sapere ancora su questa associazione. Sì, io anziché una battuta preferisco che alla fine ringrazio anche Radio Flash per l'invito, ecco, facciamo un appello a tutti affinché stiano vicini all'associazione cooperativa, perché è una cosa importantissima. E non possiamo farne a meno. Pertanto, ecco, veniteci a trovare, si può parlare di tutto, si prende il caffè insieme e tutti insieme si porta avanti il finale di questa associazione. Grazie di nuovo. Bene, io ringrazio voi, ringrazio Umberto Vivaldi, ringrazio Francesca Luschi e faccio ancora vedere con la collaborazione di Marco, non abbiamo la sovrimpressione, dovete scusarci, ma vi faccio vedere comunque la copertina del libro, era facile perdersi, lo trovate facilmente sia nelle librerie fisiche che nelle librerie online ed è importante perché appunto serve come contributo per l'associazione.